ancora il MES, sì o no? Ma dottoressa, oggi secondo me, allora, premesso che grazie, ripeto, alla trattativa, e sono contento che venga detto che non è stata così fallimentare del governo, comunque abbiamo scalfito alcune rigide posizioni europee. Dopodiché io sono convinto che oggi non sia lo strumento necessario al Paese, il che non significa che in futuro non possa rivedere un'utilità per l'interesse pubblico. Ma le faccio degli esempi. Lei giustamente citava degli ipotetici numeri di miliardi da investire sulla sanità, ma le dico quello che oggi è già in essere. Col governo Conte 1 e Conte 2 abbiamo stanziato 6 miliardi di investimenti aggiuntivi per quanto riguarda gli investimenti in ambito sanitario e siamo al riparto al CIPE tra le varie regioni. Abbiamo ancora 6 miliardi del decennio precedente non spesi, soprattutto nelle regioni del sud. Abbiamo stanziato nel decreto rilancio e il decreto Cura Italia 4 miliardi per la sanità in spesa corrente che stiamo iniziando a utilizzare. Abbiamo 6 miliardi di diciamo, fondi a coesione che non sono vincolati solo alla sanità, ma possono intervenire per esempio su altri temi o ricerca che non hanno più bisogno del cofinanziamento. Così Mi siamo già scusi, arrivati sopra i provo, 20 miliardi. ecco, provo a tradurre. Aspetti, Quindi siamo, lei dice. aspetti, aspetti, noi dobbiamo riuscire a spenderli, non dobbiamo oggi, secondo me, non dobbiamo indebitarci per avere nuove risorse su questi temi. Dobbiamo essere, come diceva prima Bini Smaghi, capaci di spendere quelli che abbiamo già stanziato. Dopodiché, un domani ci sarà da affrontare in Parlamento la discussione e ci saranno le esigenze. Io non ho un posizionamento preclusivo, a patto che però questa cosa non faccia un danno al Paese. Ad oggi ci sono ancora delle riflessioni che mi pongono in condizione di avere perplessità. Proprio per questo io non ho, vabbè, io ho dei dubbi, non credo che sia il caso di entrare nei tecnicismi che poi annoiamo tutti, però Ma qual è il io suo ritengo che, timore più grande? beh, innanzitutto l'effetto che farebbe su tutto, diciamo, il complessivo debito che abbiamo. E poi le dico la verità. Noi dobbiamo anche guardare un orizzonte un po' più ampio. Quello è uno strumento che serve, secondo me, non in casi come questo, perché è una crisi totalmente differente. E concludo ricordando che noi oggi abbiamo da discutere del Recovery Fund, che secondo me oggi è la priorità, lavorando per farlo Ecco, anticipare, forse. perché questo ci permette di fare una spesa di investimento che in Italia, anche col Movimento 5 Stelle al governo, quindi non è mai stata la priorità. Io sono tra quelli, dottoressa, che preferisce che si insegni agli italiani a pescare, non gli si dia subito il pesce. Ecco, noi a volte invece abbiamo ecceduto in spesa corrente, dimenticandoci di quando Su fronte cassa investimenti integrazione il efficaci. pesce ancora non è arrivato in troppi casi, Ma ma. guardi, lei ha visto che sulla cassa integrazione sono arrivati invece moltissimi miliardi. Dopodiché ce ne sono altri che sono fermi. Sono il primo che si lamenta e ricevo costantemente messaggi, però Immagino. le assicuro che guardiamo anche Allora, quell'85% che è arrivato, eh. voglio sentire.